Allora, Fedez, noto rapper lombardo, decide di distribuire autografi in un centro commerciale vicino a Milano. Naturalmente, siccome è l'idolo dei giovanissimi, l'affluenza è incredibilmente alta, soprattutto giovanissimi e quindi soprattutto bambini di età dai 6 ai 12, 13, 14 anni e quindi evidentemente estremamente coinvolti in questa vicenda, arrivano accompagnati da genitori, nonni, zii, amici. Però lì davanti a Fed si schiera una compagine di uomini della sicurezza estremamente importante, fitta, selettiva, selettiva a tal punto che l'autografo lo potranno avere solo quelli che hanno comprato il CD di Fedez. Bene, cosa c'entra tutto questo con i discorsi che noi facciamo sulla Formula 1? Bene, il concetto di sistema che prende il sopravvento sui protagonisti vale per Fedez e vale per la Formula 1. La regola, sì l'autografo, ma se avete in mano il mio CD. Sì, il selfie, ma solo se lo fate fare al fotografo autorizzato dal supermercato che mi ospita. Allora, quando la cornice, diventa la prigione del quadro, invece che il mezzo per esaltarne il valore, beh, c'è qualcosa che non va. E d'altra parte, non possiamo a questo punto lamentarci di una Formula 1 sempre più lontana dal suo pubblico, se questa è la storia dello spettacolo e dei protagonisti dello spettacolo su strada, in pista, in teatro, che ci aspetta. Dobbiamo prenderne atto. Probabilmente è anche un problema di numeri crescenti e quindi evidentemente difficilmente controllabili, forse di sistemi educativi di tipo più permissivo, per cui il contratto diretto è diventato un contratto pericoloso. C'è da dire, ma che cosa ci siamo persi? Ora, voi sapete che io non voglio mai parlare del passato, ma infatti io essendo evidentemente bugiardo come Giuda, faccio sempre esattamente il contrario. E quindi ancora oggi vi parlerò di un passato. Però guardate che questo passato non è la nostalgia di una persona anziana. Sì, è la nostalgia di una persona anziana che ha visto cose che piacerebbero moltissimo anche alle nuove generazioni, ma che purtroppo non sono più possibili. Allora, pensate, nel 79, sarà stato maggio, aprile-maggio, io accompagno Jody Scheckter a fare uno spot pubblicitario per una versione sportiva della Fiat 131 sulla pista di Balocco, alla Mandria. Finiamo di girare queste scene. Sulla strada del ritorno ci fermiamo appena usciti dalla pista. In una trattoria, ci eravamo già fermati anche il giorno prima, non c'era nessuno. Questa volta questa trattoria era piena di ragazzi di una scolaresca, giovani come quelli che adesso sono andati a vedere Fedez e che in gran parte sono stati rimandati indietro. Entriamo e c'è un mormorio perché teniamo conto che il 79 è l'anno che poi si è concluso con il mondiale di Jody Scheckter e poi noi siamo arrivati pur sempre su una Ferrari BB rossa che non passa evidentemente inosservata. Ci sediamo al nostro tavolo, consultiamo il menù e intanto vediamo con la coda dell'occhio che questa grande tavolata di ragazzini con i due professori che li accompagnano guardano insistentemente dalla nostra parte, c'è un brusio, c'è un'attenzione. C'è la curiosità, ma nessuno ha il coraggio di muoversi per andare verso il nostro tavolo. Allora a un certo punto Scheckter posa il suo menù e mi dice: scusami solo un istante. Va verso questa tavolata, saranno state 20, 30 ragazzi, si ferma davanti a loro e gli dice: guardate, io sono Jody Scheckter, potrei anche vincere il campionato del mondo quest'anno. Vi permettete, vi dispiace se vi faccio un autografo? Bene, e voi volete non avere nostalgia di un tempo come questo? Io ve la rimando, così magari anche voi, anche i giovani, potranno vivere di nostalgia e chissà, in qualche modo, provare a riproporla anche nel futuro e non solo nel passato. Punto a capo e domani si ricomincia.